paesi europei hanno posizioni molto diverse riguardo la maternità surrogata, dove è consentita e dove è proibita. Secondo voi, un'armonizzazione delle differenti legislazioni è possibile? Al momento la situazione riguardo la maternità surrogata sul territorio europeo è molto differente da luogo a luogo. Alcuni stati l'hanno espressamente proibita, come la Francia ad esempio, ma anche la Germania, la Spagna, la Svizzera e l'Italia. Altri paesi, un numero inferiore allo stesso modo, hanno espressamente autorizzato la maternità surrogata. Sono la Grecia, il Regno Unito, la Russia e l'Ucraina. Alcuni stati tra questi non hanno ancora aggiornato la propria legislazione. Dobbiamo rispettare questa diversità europea. O al contrario dovremmo cercare di armonizzare tutte queste leggi diverse. Per le istituzioni e le corti europee questo non è il punto cruciale. Per la Corte europea sui diritti umani, ad esempio, una tale diversità non è un problema. In due sentenze molto importanti, emesse il 26 giugno 2014, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esplicitamente riconosciuto che uno Stato è autorizzato a vietare la maternità surrogata sul proprio suolo. Ma d'altra parte la Corte ha ritenuto che tale divieto non dovrebbe essere fatto a scapito dei bambini legalmente nati all'estero da maternità surrogata ed è per questa ragione, questa sola ragione, che la Corte ha condannato la Francia nel 2014. Così nel breve termine tutti gli Stati europei, compresi quelli che vietano la maternità surrogata nel loro territorio, devono riconoscere formalmente la filiazione tra genitori e quei bambini nati attraverso la maternità surrogata all'estero. Perché altrimenti questo violerebbe il diritto dei bambini di un'identità. Per questo tali sentenze non intendono cercare un'armonizzazione della legislazione europea verso l'accettazione della maternità surrogata. Per quanto riguarda le istituzioni dell'Unione Europea che differiscono dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e se hanno una limitata competenza riguardo alla politica familiare, possono essere influenti sulla questione, ma questo non implica l'armonizzazione. Sul medio e lungo termine, in ogni caso, istituzioni e giudici europei dovrebbero solo riconoscere la scelta e legiferare nel corso di questa evoluzione. Per fare una domanda andate sul sito di Euronews o sulle nostre pagine di social media.